Mister Polverini, davvero complimenti, sulla carta vi davano tutti spacciati e poi ci avete messo cuore, passione e anche una sagacia tattica importante, perché avete cambiato diverse volte sistema di gioco e avete messo in difficoltà sempre l'avversario, di caratura importante. Ma sì, ti ringrazio per i complimenti, ma i complimenti vanno girati a questi ragazzi che oggi hanno fatto una partita lanciando il cuore oltre l'ostacolo veramente. Sapevamo di venire qua a incontrare una squadra forte e agguerrita, perché ha perso una partita immeritata a Chieti e quindi sapevamo di dover essere perfetti. Tante volte non lo siamo stati, ma abbiamo compensato con tutto il resto, con lo spirito di sacrificio, come ha detto bene lei. Abbiamo cambiato più volte il sistema di gioco. E niente, è una partita che ci dà grande morale. Torniamo a casa con tre punti importanti, ma c'è tanto ancora da lavorare. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'Aquila, perché qui si respira calcio, stadi così non se ne vedono, e questo magari è stato anche uno stimolo in più, esatto, per noi. Quando quei ragazzi vengono qui a giocare, ci sono venuto da giocatore con il Pisa, è qualcosa di eccezionale, quindi auguro all'Aquila le migliori fortune. Mister, la miglior difesa spesso e volentieri l'attacco, a un certo punto 4-3-3 per non far salire i giocatori dell'Aquila, per mettere in apprensione ancora la difesa, e guarda caso poi la pressione, l'apprensione procurata ha generato l'errore dell'estremo difensore, insomma ha visto bene. Ecco. Sì, no, assolutamente, avevamo recuperato una partita accorta, però quando c'era la possibilità di andare a aggredire davanti dovevamo, perché poi se lasci la palla scoperta ti vanno a pescare giocatori importantissimi che ha l'Aquila davanti, e quindi l'abbiamo preparata in questo modo. Diciamo che i ragazzi sono stati premiati nel lavoro che hanno fatto. L'ultima però lascio ai colleghi, come mai 0 punti nelle prime due gare? 0 punti nelle due prime gare perché ci siamo fatti gol da soli, abbiamo preso 6 gol su grandi disattenzioni. Oggi prendiamo il gol del pareggio allo scadere, ancora abbiamo preso il terzo gol al 45esimo minuto su un errore del portiere, che però ci può stare, è un infortunio che ci può stare. Lavoreremo per migliorarci e andiamo avanti.